quando dici qual è l'entità di questo percorso, è un percorso lungo, prende buona parte del meridione, attraversa tre regioni, perché parte dal permesso Santa Croce, che è quello soprattutto, prende una parte del Molise e arriva fino in Basilicata, quindi fino alla Val d'Agri, praticamente dove c'è il famoso centro Oli di Viggiano. Mettiamo insieme queste regioni, Campania e Basilicata, le mettiamo in comune tra di loro e insieme ai comitati sul territorio abbiamo cercato di organizzare il Nutrif Bike Tour. Condivisione con responsabilità. Stiamo insieme, vediamo qual è il problema e tiriamo fuori gli attributi. Figlio di un popolo che ha creato le condizioni per avvelenare le future generazioni. Perché se ci faremo colonizzare dalle generazioni petrolifere, questo è il messaggio che lanceremo. Il popolo che ha creato le condizioni per avvelenare i propri figli. A questo gioco io personalmente non ci sto. Sono 8 anni che continuo a girare, do il mio piccolo contributo. Quando morirò, morirò dannato per non essere riuscito, ma soddisfatto per averci provato. Grazie. Ruolo che ci siamo caricati noi sulle spalle semplicemente perché le istituzioni o le associazioni, anche quelle ambientaliste, quelle più strutturate dal punto di vista istituzionale, un po' non hanno tanto fatto informazione su cosa stava accadendo sul territorio, quindi proprio un gruppo di cittadini, un gruppo di persone che ha un po' a cuore il proprio territorio in cui lo vive quotidianamente, ha tenuto viva la questione, la faccenda. Nei vari paesi, in Spagna, insomma, a parlare del problema del permesso muscolo nel nostro caso, facevo sempre riferimento a un documento che mostrava Albina Colella, che era quello che parlava, era una pubblicazione scientifica che parlava della presenza del miele, di idrocarburi nel miele della Val d'Agri. Quindi quando uno chiedeva ma qual è la connessione tra il petrolio e l'ambiente, mi veniva sempre in mente questa pubblicazione scientifica, che fino a prova contraria quella ha sempre una valenza scientifica, quindi è provata, quindi ci sta una connessione diretta tra l'ambiente e il petrolio. E quando facevamo i convegni, poi pure insieme agli altri comitati, al comitato No Trip di Gesualdo, avevamo sempre, diciamo, questo pallino, quello della Basilicata, che effettivamente ci faceva da esempio, purtroppo, no?